Avezzano, Renato Curi, Angolana, Biancoverdi per proseguire la marcia in vetta alla classifica e tenere a distanza di sicurezza il Giulianova. Nerazzurri Adriatici per confermare il buon momento di forma, 3 vittorie nelle ultime 4. Torti recupera Zanon e Besan e propone dal primo minuto il debuttante Cancelli al posto dell'infortunato Bisegna. In attacco Blanco vince il ballottaggio con pendenza per una maglia da titolare al fianco di Dos Santos. Nell'Angolana Racchini affida le sorti offensive al tandem Miani-Farindolini con Lombardi e Chichella pronti ad inserirsi alle spalle dei centrocampisti biancoverdi. Il primo guizzo è dei marzicani sull'asse tutto sudamericano tra Dos Santos e Blanco, con l'argentino che non c'entra lo specchio e spara alto. Al decimo è ancora pericoloso Blanco con una girata nello stretto che non trova il bersaglio. Buoni segnali anche da Cancelli che mette in mostra il repertorio, ma sul più bello scarabocchia e vanifica l'occasione. Al quarto d'ora mette una testa in avanti anche l'angolana con l'iniziativa di Lombardi, traversone basso per l'inserimento di Miani che manca l'appuntamento e l'Avezzano tira un sospiro di sollievo. La partita scivola via fino al minuto numero 38, quando è ancora sugli scudi Cancelli che sguscia tra una selva di gambe, serve Blanco che spreca sul fondo. 5 minuti e l'Avezzano passa da un calcio di punizione di Zanon, torre di Blanco per il tapin di Laguzzi che porta i suoi sull'1-0. 60 secondi e biancoverdi rischiano di raddoppiare con la splendida girata di Blanco sul quale è prodigioso Puddu. In avvio di ripresa ancora super il portiere ospite che vola e sventa la volée di Cancelli. 2 minuti e Blanco prende l'ascensore ma non trova l'incrocio. Fasi concitate di gara, anche l'angolana si fa vedere ancora con Miani che, servito da un ottimo Lombardi, non indirizza la sfera e sciupa la palla del pareggio. Al quarto d'ora torna a pungere l'asse Dos Santos Blanco, ma stavolta è il brasiliano a trovare l'opposizione di Puddu in uscita. Sul ribaltamento di fronte, angolana vicinissima al pari. Lombardo salva sul tentativo di Miani, poi Farindolini prova il tocco morbido che si spegne sull'esterno della rete. Pericolo scampato per l'Avezzano che inizia a gestire il risultato e approfitta dell'ingresso di pendenza al posto di Blanco per pungere in contropiede. L'ex Cupello è pericoloso al 36esimo e al 43esimo quando si gira in un fazzoletto ma chiude troppo e non trova la porta. Finisce con il pesantissimo successo dell'Avezzano che approfitta del passo falso del Giulianova e si presenterà al Fadini a più 5 su giallorossi. Mister, affrontavate una squadra in salute che veniva da 3 vittorie nelle ultime 4 partite, anche oggi ha dimostrato di essere una squadra temibile. L'Avezzano però ha giocato da capolista, l'ha sbloccata nel primo tempo, poi forse nel secondo tempo un po' troppe occasioni sciupate. Hai fatto una giusta analisi, sapevamo della forza di questa angolana che secondo me non merita la classifica che ha. È una squadra che si gioca sempre le partite, se andiamo a vedere lo score, no? Fra Coppa Italia e campionato, questa hanno fatto 13 vittorie e 13 sconfitte, non conoscono pari, quindi vuol dire che si giocano una partita. E sono venuti anche oggi a giocarsi la partita, devo fare i complimenti a loro. Però la mia squadra, veramente, come hai detto tu, ha giocato da capolista perché ha sbloccato il risultato, poi al secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni per chiudere, è ovvio che quando poi non la chiudi permetti sempre agli altri di poterti raggiungere. Però devo dire che è stata una partita di sacrificio, non è stata, come si dice tecnicamente, una buona partita, però a noi mancano anche delle perdite importanti, per cui speriamo di recuperarle per la prossima partita, però adesso noi ci godiamo questa vittoria e domani cominciamo a pensare a Giulianova. Ecco, siamo ancora in attesa della conferma ufficiale del finale a Giulianova, dovrebbe essere finita 0-0. Questo la dice lunga sull'importanza, no, della vittoria di oggi. Dunque, arrivate allo scontro diretto con 2 punti in più, come l'affronterete questa partita? Beh, sapevamo che oggi era determinante vincere la partita, no? Perché ci si presentava poi con un margine, non dico di tranquillità, però un margine buono per poter andare lì e far sì che quella partita di domenica è decisiva per loro. Perché loro, se noi riusciamo da Alfadini con risultato positivo, penso che per loro si assottigliano le possibilità di poterci riprendere. Per cui, ripeto, con 2 punti in più, ancora di più, penso che per loro sia decisiva. Mister, la prova di Cancelli, un'arma in più per voi, no? Soprattutto nel primo tempo, tante giocate al limite dell'area, giocate da trequartista, insomma, un ottimo innesto, no, per questo finale di campionato. Ma noi con la società, col direttore, l'abbiamo fatto così voluto, perché dovevamo avere un'alternativa lì, l'alternativa valida a Braghini è lui, e oggi l'ha dimostrato, anche se, ragazzi, questo viene da un infortunio importante, quindi è ovvio che la partita non ce l'ha ancora tutta nelle gambe, però è stato in campo con personalità, è stato pericoloso e sono contento per lui, come sono contento per tutti, insomma.
Quante possibilità ci sono di recuperare per domenica prossima Fassarini e Bisegna? E Di Girolamo? Non lo so, dobbiamo valutare domani, dopodomani, vediamo un attimino. Io mi auguro di recuperarli tutti, però devo dire che anche se questo non dovesse accadere, io sono sicuro che questa squadra, con chi scenderà in campo domenica, farà una grande partita. Mister, dunque, nel primo tempo protagonista il vostro portiere, però avete avuto anche grosse occasioni anche nella ripresa. Forse c'è un po' di rammarico, no, per alcune occasioni importanti che avete sciupato. Sì, sono d'accordo, abbiamo avuto due occasioni per passare in vantaggio nel primo tempo, anche se comunque anche l'Avezzano ha creato, ma ci sta che vieni qui all'Avezzano e vai un po' in difficoltà su determinate situazioni. E poi siamo andati sotto su una punizione laterale, netto fuori gioco di Dos Santos, perché abbiamo rivisto le immagini, a meno che non siano cambiate le regole, il gol era da annullare perché Dos Santos era sulla linea di porta, quindi sulla traiettoria di palla, e quindi il gol doveva essere annullato. Siamo andati in svantaggio e nel secondo tempo siamo stati sempre in partita e abbiamo creato i presupposti anche per pareggiarla. Penso che alla fine sul campo la mia squadra meritava almeno un punto, lo meritava. Ecco mister, lo diciamo anche prima con mister Torti, che tra l'altro vi ha fatto anche i complimenti per la prestazione di oggi. La sua squadra ancora non ha pareggi in campionato, forse gli manca un po' di continuità, no? Per ambire ad una classifica migliore, oppure questo è il campionato che deve fare la sua squadra? Ma la mia squadra negli ultimi 3 mesi è cresciuta tantissimo ed è normale che anche io spero che in questi 2 mesi che sono rimasti riusciamo a modificare e a migliorare la classifica. Abbiamo avuto molti problemi all'inizio, adesso ci siamo inquadrati come squadra e siamo cresciuti, lo dimostrano gli ultimi risultati fatti e le prestazioni fatte, anche quella di oggi, ma nelle ultime 8-10 partite la mia squadra si è giocata in questo modo e messo in difficoltà chiunque.